siamo all'incirca 1 milione di miliardi di proiezioni di ogni essere umano, cioè siamo 200 volte più numerosi degli abitanti della Terra, e questo in un solo corpo per vegliare su di lui, per difenderlo da tutto quello che potrebbe nuocere. La maggior parte di noi nasce dal midollo osseo. Ogni giorno sono circa 15 miliardi i globuli bianchi che vengono al mondo. Gli uomini, questo significa il corrispondente di 3 cucchiaini di caffè. Tutti i bambini amano giocare e fare scherzi. Guarda la cicciola che fate insieme. I giovani linfociti sono spensierati perché non conoscono ancora il loro importante compito, che sarà quello di riconoscere i nemici dell'organismo, combattere e distruggere. Spostamenti, vi capiterà a volte di dover penetrare anche nei vasi sanguigni,
Per noi linfociti o globuli bianchi è piuttosto facile, perché effettivamente siamo molto malleabili. Ecco i nostri amici del plasma sanguigno. Proteine, lipidi o grassi, zuccheri, sali minerali, vitamine e molti altri. E rappresentano più della metà del sangue. Sono quasi tutti elementi per il corpo. E il corpo ha effettivamente bisogno di una grande varietà di sostanze. E questi portatori, che sono quelli che danno al sangue il suo colore, sono i nostri amici, globuli rossi. E le piastrine che riparano le ferite dal fluido di Tansi sono anch'esse i nostri amici. Tutte queste simpatiche creature, però, sono completamente inerti. Perché combattono un solo tipo di nemico? Perché sono state istruite specificamente allo scontro solo con un particolare nemico e non sarebbero in grado di riconoscere altri nemici. Salve, anticorpo capo metro. Che cosa posso fare, capitano? Spiega chi sei. Sì, signore. Siamo specializzati nel virus dell'influenza di tipo C. Ma abbiamo dei bravissimi specialisti in tutti i campi e ho una grande quantità di soci assolutamente identici a me. E adesso, cari signori, vi prego di scusarmi, ma vedo che abbiamo dei visitatori indesiderati e il dovere mi chiama. Ma non si tratta solamente di un dovere, è anche un vero piacere, il piacere di fare il proprio dovere, capito cosa intendo? Signore, no, capitano, ma se ci fosse una sola navetta di polizia e molti nemici, che cosa succederebbe? Questa è un'ottima domanda. Prima di tutto, non restiamo mai molto a lungo da soli, gli altri accorrono subito. E poi c'è sempre la mitosi, cioè lo sdoppiamento. Accidenti, signore, come diavolo fanno? Il nostro corpo comprende anche delle unità T di sterminatori, che hanno modi operativi diversi. A quelli di voi che saranno destinati a questa unità, ricordo che dovranno combattere il nemico da molto vicino. E a tutti raccomando di segnalare la situazione alla nostra centrale, che può mandarvi delle unità B che dispongono di armi di maggiore potenza. Certo, perché i linfociti B producono gli anticorpi giusti per quel determinato nemico e lo distruggeranno più in fretta. Comunque anche i linfociti T sanno fare benissimo il loro dovere. Sono solo una piccola parte dei globuli bianchi. La grande maggioranza sono i nostri fedeli alleati, i polinucleati, che combattono il nemico corpo a corpo e non esitano a farlo scivolare. Sono i granulocidi che ingoiano il nemico e lo distruggono. Li possiamo suddividere in neutrofili, che sono i più numerosi, in eosinofili e basofili, che intervengono per lo più per combattere le allergie. E questo è il nostro migliore.
Mm.